per farti ascoltare oggi. Quando sono venuto invitato da Francesco Rabotti e quando mi ha parlato un po' della giornata di oggi, mi ha parlato del sottotitolo L'Italia che vogliamo, quindi ho pensato qualcosa da dire sull'Italia che vogliamo. Tema ambizioso, che è difficile parlare. Quando io faccio un festival cinematografico dalle altre cose, ma la domanda che più mi mette in crisi è quando mi chiedono che lavoro faccio. Veramente vado nel pallone, non ho la minima idea di cosa rispondere. Una volta parlavo con una persona che io stimo moltissimo, in realtà penso la stimiate molto anche voi, era Luigi Bruni, e mi disse: cosa vuoi fare da grande? Io pensai di fare Lo Splendido, citare una delle mie canzoni preferite di De André, che è quella cadena sull'immigrazione, e gli disse: mi piacerebbe saper leggere il libro del mondo. In quel momento lui non capì molto bene, non colse la citazione, la situazione non era dei migliori. Però la mia idea resta quella: saper leggere il libro del mondo, sia come desiderio di qualcosa di voler fare da grande, sia come l'Italia che voglio. Che Italia voglio? Voglio un'Italia che si sappia far leggere, che i giovani possano leggere l'Italia, un'Italia che si faccia raccontare e che i giovani possano raccontare. Una volta che ho capito che quella soluzione di dire saper leggere il libro del mondo come descrizione del mio lavoro o dei miei sogni non funzionava bene, ho un po' cambiato. Ho detto: io di lavoro racconto storia. Allora, perché secondo me questo termine è fondamentale? Perché il mondo è fatto sulle storie. Poi si può cambiare il termine storia in termini comunicazione, ma l'intervento di Forlani prima sull'immigrazione è stato illuminante, cioè quella è capacità di lettura. Noi oggi siamo inondati di dati che non sappiamo come leggere, di informazioni travisate, di difficile lettura. Ognuno cita lo studio e il numero che preferisce, ma chi poi è in grado effettivamente di interpretare quelle informazioni? Si parlava prima dei giovani che non sanno chi sia Sturzo, si diceva prima, io in macchina dicevo mentre veniamo qui, come si fa a parlare con un ragazzo che non sa chi è De Gasperi? Ma possiamo citarne in infinite, ma il problema di chi è? Cioè il ragazzo che non ha mai aperto un libro, sì, forse sì anche, ma forse anche che quell'informazione non gli è mai neanche arrivata nel modo giusto, non gli è mai stata data la possibilità di leggerla in un modo che gli si avvicina. Qual è allora l'Italia che voglio? Sì, quella che si faccia leggere, quella che possa essere raccontata, ma quando dico raccontata dico la potenza delle storie che hanno di cambiare il mondo, perché il mondo si regge su delle storie che sono state raccontate, tramandate, scritte, pensate. Allora dov'è che poi trova il trade union tra il racconto delle storie e la generazione più giovane? Nella tecnologia, ovviamente. È notizia carina di qualche giorno fa che Dubai ha un ministro oggi, ha l'intelligenza artificiale. Certo, non è questa l'idea che voglio, non sogno un ministro all'intelligenza artificiale, però un ministro o comunque un'Italia attenta al digital, sì. E quando dico digital, è lo stesso problema delle letture di prima. Cioè, quando si parla di digital sembra un mondo così, che sta fuori. C'è ancora chi parla di differenza tra il mondo digitale e il mondo reale. Ma qual è la differenza? Io ancora non l'ho capita. Cioè, c'è veramente differenza tra il mondo digitale e il mondo reale? No, ma quelle sono cose che succedono. Staccatevi dai telefonini, tornate alla vita reale. Perché i telefonini cosa sono? Cioè, più reale di un telefonino oggi che cos'è? Allora, quelle informazioni forse non devono passare da lì. Sì, forse c'è una differenza generazionale. E non chiedo a chi sta una generazione avanti, senza nulla togliere, anche perché i più grandi interpreti dei concetti che sto per citare sono molto più grandi di me. Ma quando si parla di sharing economy, di criptovalute, quando si parla di queste cose, non sono cose che stanno fuori dal mondo. Se ci fosse un'interlocuzione possibile tra una generazione nuova e una generazione che sta qui da un po' più di tempo, allora forse questa è l'idea che io voglio. Non ci deve essere una sostituzione, secondo me. Non è leggero quello che sto dicendo. Ma non c'è una persona molto adulta che deve conoscere perfettamente il mondo del digital, né c'è un giovane che va colpevolizzato perché non ha letto niente di De Gasperi. Ognuno deve fare il suo, ma deve farlo insieme, deve esserci ascolto e proposizione da parte di ciascuno dei due gruppi. Ciascuno dei due gruppi deve raccontare una storia. Ovviamente, io quando faccio alcuni corsi di formazione poi, applico al digital il concetto di gratuità, che è un concetto a tutti noi molto caro. Il digital ci offre l'opportunità di essere gratuiti nei confronti dell'altro. Io dico, quando mi interfaccio con qualcuno, se volete crescere numericamente su internet, cercate di essere utili alle persone. Dategli qualcosa che può essere utile. Dategli qualcosa che può insegnargli a leggere. Un musicista, dia qualcosa di utile. La politica può fare la stessa cosa.
se quei contenuti vengono dati in un modo intelligente, in modo gratuito, io non ci credo che quella comunicazione non c'è. Se De Gasperi, se prima si parlava di Giorgio La Pira, l'Esturzo, anche La Pira, no? Perché cerchiamo di essere utili in quel settore. C'è domanda, va creata un'offerta che sia adatta alla domanda. Parliamo di cose, secondo me, in linea teorica, astratta, relativamente semplici. Il digital può essere una di queste soluzioni. Io non parlo di altro perché non ho le competenze per farlo. Chi ha parlato prima di me, chi lo farà dopo, è molto più bravo di me su tutti i temi fondamentali, immigrazione, economia, lavoro. Io posso portare solo la mia esperienza, che è quella di raccontare storie, e quella del mondo del digital. Cioè, è una cavolata, come dire, no? Il digital è il mondo delle grandi esperienze, dove si possono, cioè sono concetti che stanno dietro. Deve esserci comunicazione su questo, da parte di una generazione e da parte dell'altra. L'Italia che voglio è quella che sul digital investi anche con forma di gratuità e dove possa esserci dialogo tra generazioni diverse. L'ultima cosa che mi capitava e che mi faceva piacere dire era, dopo aver citato di André, era curiosa quest'altra di citazione, mi imbattevo in delle letture qualche giorno fa che vi racconto brevemente. A proposito del senso di sfiducia della politica, l'Italia che voglio, la politica che voglio, il politico che voglio e il rapporto che le persone, a maggior ragione i ragazzi, hanno con la politica. Maragall, sindaco Barcellona, 82-97, su per giù, a un certo punto dichiarò di avere l'Alzheimer. Un giornalista incazzò e gli disse: sì, ma lei poi se si perde per Barcellona come farà? Di certo non può continuare a fare il sindaco. La risposta di Maragall, sul quale lasciamo da parte il giudizio politico momentaneo, fu molto interessante. Disse: io sono convinto che troverò un giovane per Barcellona che mi prenderà sotto braccio e mi riporterà a casa. Allora, se quella di prima era l'Italia che spero, l'Italia che voglio, questo senso qui di prendere sotto braccio e di riportare a casa è il politico che mi auspico. Grazie.